la lezione live non significa necessariamente che debba essere sincrona. Cioè, io adesso sono qui con voi e quindi siamo sincroni, perché io sto spiegando delle cose e voi state ascoltando. Ma la lezione live può essere una combinazione di elementi sincroni con elementi asincroni. E quindi gli elementi asincroni mi permettono, per esempio, di stare nella mia casa in campagna e raccogliere le mele mentre faccio lezione. Non è necessario che voi stiate 4 ore davanti a sto computer come se foste dei domatori di scimmie ammaestrate che stanno dall'altra parte ad ascoltarvi. La lezione live può funzionare in questo modo, quindi io ho una presentazione, chiaramente ho qualche cosa da mostrare, i miei studenti sono attenti, poi discutiamo di quello che abbiamo parlato, dopodiché io assegno il compito, resto collegato, magari non più con il computer ma con uno smartphone, resto collegato con un auricolare, stacco il microfono, stacco il video e intanto i ragazzi lavorano, e quando lavorano possono anche farmi delle domande. Io ho fatto 4 ore di lezione e quando c'è stato bisogno di commentare insieme delle cose mi sono seduto su un gradone di cemento di via Roma col mio iPad e ci siamo visti, abbiamo parlato, ho fatto alcune cose. Tra l'altro è passato anche un giornalista che voleva sapere cosa facessi, spiegato, beh, sto facendo lezione con i miei studenti. Così loro stavano facendo un compito, io con gli auricolari collegato davo delle risposte. Questo passaggio di lezione sincrona, tra lezione sincrona e asincrona, è un passaggio che, se voi avete 2, 3, 4 moduli con la stessa classe insieme, può essere un passaggio continuo, d'accordo, di periodi di attività, e quindi ecco perché qui abbiamo una ripetizione del sistema. Punto numero 2. Guardate che cosa ho preparato io. Ho preparato un poster, non ho fatto una slide. Questa non è una slide. Questo è un poster creato con il sistema di Adobe Spark. Adobe Spark è un sistema di 3 applicazioni gratuite che consente di creare delle grafiche eccezionali anche a chi non è esperto in questo campo. Ecco perché l'altra volta io, tra l'altro, vi dicevo: abbandonate PowerPoint, presentazione, eccetera, e passate a questo sistema. E che illustra, vedete, è molto più simpatico, bello, i risultati sono sempre interessanti. E per esempio questo poster io l'ho creato un quarto d'ora prima di aprire la lezione. Ma ieri sera però ne ho fatti anche altri che adesso vi illustro, sempre per parlarvi della lezione.